gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Noi siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il nome di Gesù Cristo. Coro, accomodati. Capitolo 10 di Daniele. Gloria a Gesù Cristo. Abbiamo letto questa mattina dall'inizio. E il Signore ci ha condotto, ci sta conducendo, ci sta spiegando sulla preghiera l'importanza della preghiera. Abbiamo visto l'importanza della parola, che la parola che tocca, influenza, domina lo spirito, l'anima e il corpo. Perché la parola libera, caccia i demoni, libera l'anima, guarisce il corpo. Quindi il potere della parola è su tutto l'essere nostro. E quando noi, come questa sera, siamo davanti a Lui e riceviamo la parola è quella parte di Lui che ci tocca ognuno e che ognuno ha parte con Lui. Lode Gesù Cristo. Perché lo Spirito Santo è dato alla Chiesa ed è trasmesso attraverso la parola. Nel rapporto con la parola c'è il rapporto con Lui. Leggiamo dal versetto 10. Ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani. E mi disse: Daniele, uomo amato, cerca di intendere le parole che ti dirò. Alzati in piedi nel luogo dove sei, perché ora io sono mandato da te. E quando egli mi ebbe detta questa parola, io mi rizzai in piedi, tutto tremante. Ed egli mi disse: non temere, Daniele. Non temere, Daniele. Poiché dal primo giorno che tu ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti nel cospetto del tuo Dio, le tue parole furono udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però ecco, Michael, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. E ora sono venuto a farti comprendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni. Perché è ancora una visione che concerne l'avvenire.
Noi vediamo qua che Daniele era uno che pregava. Daniele era uno che pregava 3 volte al giorno. Daniele era uno che decise di seguire e di cibarsi del cibo del suo popolo. Daniele era uno che curava la sua vita spirituale. Come? Nel suo rapporto con Dio. Egli ci teneva e metteva il suo corpo in sottomissione. Lui con i suoi amici nell'impero del re Nebuchadnezzar, dice che lui era uno di quei giovani scelti per stare nella mensa del re e di crescere ed essere istruito. Ebbene, egli sceglie di non cibarsi del cibo della mensa del re, ma egli chiede, dice: io e i miei amici vogliamo legumi. Dice: ma come? Dice, poi il re, chi doveva sovraintendere, era preoccupato, no, perché poi vi vedranno che siete sciupati e il re se la prenderà con me e mi taglierà la testa. E Daniele disse: metteteci alla prova. Daniele era uno speciale, perché riteneva speciale il rapporto con Dio. Vuoi essere tu speciale con Dio? Io sì. E devi curare il tuo rapporto. Non lo può curare tua moglie, tuo figlio, tuo nonno, tua mamma, tu. Ognuno di noi deve imparare a curare la propria vita, il proprio rapporto con Dio. Daniele decise, lui decise, lui pregava il Signore, non è che era uno che pregava per lui, era lui che pregava, era lui che aveva dedicato la sua vita, che aveva separato la sua vita. Guardate che bell'esempio Daniele, uomo grandemente amato. Ma perché era amato? Perché aveva al primo posto. Io vi consiglio di leggervi Daniele, tutto Daniele, perché tu puoi vedere come uno che ama il Signore con tutto il suo cuore e dedica questo cuore a Lui, la sua vita a Lui, come viene benedetto nella sua vita. Egli diventa il capo dei 120. Diventa uno dei 3 che dava conto all'imperatore dell'impero. Quindi vedi come Dio interviene e ti dà anche nel materiale. Tu pensi che non ti dà nel materiale, pensi che la tua sapienza, e visto che pensi che la tua sapienza, allora ti sarà dato secondo la tua sapienza. Capite che siamo noi che limitiamo la grazia di Dio? Dio è venuto per dare, e vuole dare ai suoi figli. Sai chi vuole dare il Signore? Il potere ai suoi figli. Il problema è: ma i suoi figli vogliono il potere? Domanda. È una domanda. Io dico, guardiamo il frutto per vedere se vogliono il potere.
se gli interessa il potere. Molto poco, molto poco. Perché hanno in cuore, la maggior parte purtroppo, hanno in cuore la propria persona, la propria personalità. E quindi l'orgoglio, l'arrivismo, l'ambizione distrugge il rapporto con Dio. Non tocca la salvezza finché uno non mette in discussione l'opera della croce. Quindi non stiamo parlando della salvezza, perché finché non è messa in discussione la salvezza, stiamo parlando del tempo finché non si incontra il Signore. Questo tempo, stiamo parlando di questo tempo. Alleluia. Quindi stiamo parlando, il Signore ci sta parlando in questo tempo a chi dare il potere, a chi dare il regno della propria vita, della propria famiglia, a chi? Perché dipende a chi tu dai il potere, dipende poi la tua vita. Se tu dai la tua vita a soddisfare i bisogni, le concupiscenze, consumerai la tua vita nel seguire le passioni ingannatrici e brucerai il tuo rapporto con Dio in questo tempo. Problemi, ansie, sollecitudine ti aggraveranno. Gloria a Gesù Cristo. E in questo tempo tutto quello che è carnale ti influenza. Ti interessa questo modo di agire, questo modo di fare? Vuoi seguire questo andazzo del presente secolo? Vuoi seguire questo modello? Ci sono cristiani che camminano così, fratelli, è la verità. Io ne ho viste e ne vedo tanto. Ma quelli che vogliono dedicare il proprio cuore al Signore non sono tanti, sono pochi. Lode Gesù Cristo. Il Signore ci sta chiamando a dare il nostro cuore al Signore, perché tutto dipende da Lui, non dipende da noi. Tu non hai nessun potere ci è dato se non nel nome di Gesù Cristo. Nessun potere, perché se non sei sotto il potere di Gesù Cristo, sei sotto un altro potere, quello delle tenebre, quello del presente secolo, del mondo. Qua noi vediamo che Daniele separa la sua vita, santifica la sua vita. Egli decide di non fare come fanno gli altri, egli decide di avere una dieta diversa, di cibarsi di cose diverse. Per lui solo il cibo del proprio popolo. Egli ebbe questa rivelazione. Io ho conosciuto tanti vedi. Poi di Daniele, quante ce ne sono? Uno, ne conosco uno solo come Daniele. Però, oggi, attraverso il suo spirito, quanti possono essere dei nuovi Daniele, dei nuovi Davide, dei nuovi figli di Dio ripieni di unzione, di sapienza, di potenza? Tanti, tutti potrebbero essere. Basta sottomettere la propria vita al Signore. E qua lo dice il Signore, proprio lo dice a Daniele, dice: dal momento che tu hai deciso di umiliarti davanti a Dio, al tuo Dio,
le tue parole sono giunte, sono state ascoltate. Quindi le nostre preghiere vengono impedite non da agenti esterni. Non sono gli agenti esterni che impediscono. Certo, siamo noi che diamo potere a questi agenti esterni. Non è il problema di quelli di fuori, il problema è a chi hai fatto entrare, chi fai entrare nella tua vita, chi fai entrare nel tuo cuore, chi? E chi tu fai entrare, quello favorirà o distruggerà il tuo rapporto con Dio. Lode Gesù Cristo. Qua dice a Daniele, dice dal momento che tu hai deciso, da quel momento, da quel giorno che tu hai deciso di umiliarti davanti al Signore, le tue parole sono state accolte. Lode Gesù Cristo. E qual era la sua vita? Com'era la vita di Daniele? Era forsennata, era mondana, era come quelli del popolo che li dominava, eppure poteva avere la scusante, ma siamo sotto il potere di Nabucodonosor, che posso fare io? Quanti avrebbero detto, quanti avrebbero approfittato per mangiare alla mensa del re? Quanti? Tanti. Si mangia. Ma Daniele e i suoi amici dissero no, noi solo questo tipo di cibo. Gloria a Gesù Cristo. E quello che il Signore ti rivela questa sera, io non so cosa ti vuole rivelare, ma a me sta rivelando la sua volontà. Mi sta dicendo che per me c'è il suo cibo e che il suo cibo per me è quello che mi farà crescere davanti a lui come ministero. Il suo cibo, non gli altri cibi. Anche tu sei chiamato a crescere, e quello che ti farà crescere è lo stesso cibo, è un cibo che ci viene dato. Lode Gesù Cristo. Non temere Daniele. Dice, Daniele era uno che pregava. Le nostre preghiere vengono ascoltate quando noi ci sottomettiamo al Signore. Lode Gesù Cristo. Quando noi ci umiliamo al Signore e mettiamo la nostra vita sotto il suo cospetto. Dice, le tue parole furono udite. Tu vuoi che le tue preghiere siano udite? Io sì. Sottomettiamo la nostra vita al Signore. Riconosciamo il Signore nella nostra vita, riconoscilo. Umiliati. Quando hai deciso, dice, di umiliarti, questa parola, umiliazione, a mia. Mi dice di umiliarti. A mia. Lode Gesù Cristo. Ma il Signore dice, quando tu hai deciso, quando hai deciso di umiliarti, di abbassarti e di riconoscere il potere del Signore, le tue parole sono state accolte.
Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ma il capo del re del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però ecco Michael, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. C'è stata una grande lotta nel cielo. C'è stata una grande lotta sulla terra e nel cielo. In un altro passo dice che mentre Michael combatteva contro Satana, in Giuda dice, Giuda, ve lo leggo io, versetto 8. E ciò nonostante, anche costoro, nello stesso modo trasognati, mentre contaminano la carne, disprezzano l'autorità, dicono male della dignità. Invece, l'arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo, quando noi preghiamo, sai cosa avviene? Il Signore e tutti gli angeli intervengono nella preghiera. Lode Gesù Cristo. Intervengono nella preghiera. Il Signore interviene nella preghiera. E c'è una lotta nello spirito. C'è una lotta nel livello spirituale. C'è una guerra. E dice, questa lotta, abbiamo letto, durò 21 giorni. Ed è stata una lotta per Daniele nella preghiera. Lode Gesù Cristo. 21 giorni. Quanto hai pregato tu per i tuoi problemi? 2 secondi, 2 minuti. 2 minuti sono pure tanti. Non so neanche se hai pregato. Pastore, la preghiera. Ma possiamo perdere noi tempo? Io devo lavorare, devo guadagnare. Dio non sa ste cose. Come se tutta la giornata, 24 ore su 24, uno lavora. Tu non sai che sono impegnato, Signore. PM che non sei altro. Mi dice pure di pregare. E come ti permette a me di dire di pregare? Dice, non solo che ti permette a mia di dirmi di pregare. E allora, se sei in questa posizione, io dico, Signore, libera. Perché intorno a te vedrai il frutto della tua fede. Cuore malvagio, vedrai intorno a te malvagità. Quando un cuore diventa maligno e malvagio, intorno a sé sai che cosa trova? Frutti maligni e malvagio. Che devi fare? Ecco perché bisogna, dice, quando sarai convertito, converti il tuo cuore al Signore, umiliati davanti al Signore. Proprio un giorno, mi ricordo, il nostro pastore Gilberto disse a un fratello, fatti tappeto. E se come? Butti da terra. Chi si ricorda? Qualcuno si ricorda? Fatti tappeto. Lode Gesù Cristo. Il Signore vuole intervenire nella nostra vita. Egli ha dato il suo unigenito figlio per noi, per liberarci, perché il Signore è venuto
per liberare l'anima nostra dalla schiavitù. Non riporre più l'anima tua nella schiavitù. Non riporre il tuo corpo nella schiavitù, il tuo spirito. Riconosci Gesù Cristo. Se tu lo riconosci nella tua vita e inizi a percorrere questa via della santificazione, tu vedrai il Signore. Anzi, la promessa è che mentre tu percorri la via, Egli è con te, Egli è con noi, l'Emmanuele, il Dio con noi. In questa via Egli ci accompagna, nella via della santificazione. Egli è la nostra guida, il nostro tutor, il nostro tutto, e ci accompagnerà ad incontrarlo. Lode Gesù. Certamente è accoglibile perché ha questo interesse. Lode Gesù Cristo. È accoglibile se hai l'interesse di percorrere questa via. Se ne hai altri, quello che sentirai stasera è una perdita di tempo. Sto perdendo il mio tempo. Gloria a Gesù Cristo. Io sto investendo il mio tempo. Anzi, il Signore mi sta benedicendo in questo tempo. Dio vuole benedire. In questo tempo ci vuole benedire. Ci vuole aprire la mente, il cuore. Vuole toccarci. Affinché altri, questa salvezza che noi abbiamo raggiunto, e questo rapporto nuovo, perché Egli è venuto per rinnovare il suo rapporto con noi ogni giorno. Oggi Egli rinnova il suo patto con noi. Quando noi andiamo a Lui, Egli ci rinnova le sue promesse. Le sue promesse sono rinnovate per noi. Egli le rinnova per noi e dice: oggi che tu mi hai scelto, queste promesse sono per te, queste benedizioni sono per te. Tu hai scelto Gesù Cristo? Amen. Le promesse sono per te, per me, Signore, grazie. E per tutti coloro che ci credono, per voi sono le promesse, dice il Signore. Dice: per coloro che crederanno nella mia parola e nella parola di coloro che io ho mandato. Lode Gesù Cristo. Ed ora sono venuto a farti comprendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. E mentre egli mi rivolgeva queste parole, io abbassai gli occhi al suolo e rimasi muto. Ed ecco uno che aveva sembianze di un figliolo d'uomo, mi toccò le labbra. Allora io aprii la bocca, parlai e dissi a colui che mi stava davanti: Signore mio, a motivo di questa visione mi ha colto lo spasimo e non mi è più rimasto alcun vigore. E come potrebbe questo servo del mio Signore parlare a codesto Signore mio? Poiché oramai nessun vigore mi resta e mi manca fino il respiro. Allora colui che aveva le sembianze d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò. E disse: o uomo grandemente amato, non temere, la pace sia con te. Sii forte. E quando egli ebbe parlato con me, io ripresi forza e disse: il mio Signore parli pure, poiché tu mi hai fortificato. Gloria a Gesù Cristo. La sua parola. Daniele, davanti a questa visione, perde tutte le forze umane. Davanti a Dio non possiamo reggere con il potere umano. Per fare la sua volontà, egli ci dà il suo spirito, ci tocca
con la sua forza, con la sua mano e la sua parola, attraverso la sua parola, noi riceviamo la vita. Riceviamo la forza. Ed egli dice, sii forte. Solo sii forte. Lode Gesù Cristo. Ricordate cosa dice la scrittura in Giosuè? Dice, sii forte, fatti risolutamente animo. Non te l'ho io comandato, è un comando. Il Signore, sai che ci dice? Sii forte, sii risoluto nelle cose di Dio, sii forte, sii risoluto. Chiedi le cose del Signore, perché le promesse sono per te. Tu vuoi le promesse? Chiedile. Digli, Signore, io voglio le tue promesse, le voglio, Signore, te le chiedo, sii risoluto. Solo sii forte. Sii forte. Quando arriva la battaglia, qualcuno diceva il più forte, il più furbo se la squaglia. Quando arriva la battaglia, sii forte. Perché il Signore è con te. Quando arriva la prova, non scappare davanti alla prova, non essere pavido. Ma sì, forte. Sii forte. Guarda, glielo dice. La pace sia con te, non temere, la pace sia con te. Sii forte, sii forte. Io qua non vedo un consiglio per gli acquisti. Dice, consiglio per gli acquisti. Se lo vuoi acquistare, qua è un comando. Per coloro che ci credono, per coloro che credono che il Signore è il proprio Dio. È il Salvatore, è l'Eterno, l'Eterno degli eserciti. Chi ci crede? Non è. Se tu ci credi, questo è un comando. Tu che ci credi, è un comando. Fratelli, sii forte. Dice, pastore, ma è qua, è un comando. Io voglio ubbidire al comando di Dio, non so tu. Io voglio ubbidire, non disubbidire. Il consiglio è ubbidisci. Sii sottomesso. Umilia la tua vita. Quando hai deciso di umiliarti, guarda, gli dice una parola a Daniele. Quando tu hai deciso di umiliare la tua vita davanti al tuo Dio, Davide aveva un cuore che piaceva al Signore ed è stato scelto come re di Israele. E non era stato scelto per la sua figura di grande guerriero, condottiero, muscoli, spade, 2,5 metri d'altezza. No, era un giovanotto. Per quei tempi, in quella cultura, dice che era biondo e di bell'aspetto, cioè l'avevano mandato lontano. Vai, fatti il rozzo. E quando Samuele va ad ungere il re, perché il Signore lo chiama e dice vai a Betlemme nella casa di Isai, là io mi ungerà il figlio di Isai. Quando ti comparirà, te lo dirò. E arriva il primo dei figli di Isai, un soldato, un comandante, e lui pensa, Samuele pensa, eccolo. E il Signore risponde a Samuele, non è quello, Samuele, non è quello. Poi ne arriva un altro, sempre soldato, e dice, forse è questo. Samuele, non è quello.
Poi ne arriva un altro, Non è quello. Poi passano tutti, i figli di Isai, ne mancava uno. E Samuele era là, dice: non solo che sono venuto qua, Saulo mi fa la pelle. Perché se Saulo sa che sono venuto a ungere un altro al suo posto, perché il Signore aveva mandato Samuele a ungere un altro al posto di Saulo, perché Saulo si era pervertito, era diventato orgoglioso, da un cuore umile e mansueto era diventato orgoglioso. E poi Samuele chiede, dice: ma hai finito con i tuoi figli? No, dice, ce n'è un altro, ma è un giovanotto, è con le pecore. E dice, chiamalo, mandalo a chiamare. E quando viene, dice: ecco il mio servo che mi sono scelto. Perché dice il Signore, disse a Samuele: io non guardo con gli occhi degli uomini, ma guarda al cuore. Questo ha un cuore secondo il mio cuore. Sai come si vede che poi questo era quello giusto? Che quando sorge Golia, che voleva combattere tutto il popolo di Israele, ed era sorto inveendo contro Israele, il re e tutti quanti, e nessuno osava andare a rispondergli, no? Nessuno osava. Davide disse: andrò io da questo incirconciso. Come si permette a offendere il nostro Dio e il nostro popolo? Andrò io. E i fratelli dicono: ma che crede di fare? Che pensi di fare? Noi siamo soldati, tu sei un pecoraio. Poi il re disse: ok. Lui disse al re: andrò io. Dice: ma vedi che quello ti fa a pezzi, ti fa pezza a pezza. E lui va, prende 5 sassi nel fiume, se li porta con sé con la sua fionda, va a incontrare a Golia, che era un uomo di una statura, dice che la sua spada era alta quanto Davide. E Davide dice: oggi ti taglierò la testa. Era uno che aveva fede, era uno che ci credeva nel Signore. E i suoi fratelli, il re dice: ma tu come farai? Dice: guarda che io ho combattuto contro il leone e contro l'orso e ho vinto. Questo sai che è niente. Lode Gesù Cristo. Io ho combattuto contro l'orso, contro il leone, e il Signore lo aveva sempre liberato. Dice: come mi ha liberato allora, mi libererà anche ora, perché io vado nel nome dell'Eterno. Preso una pietra, quello con la spada, e lo colpì in testa, cadde, poi prese la sua spada e gli tagliò la testa. Lode Gesù Cristo. Questo era uno che era umile e sottomesso. Sai che era Davide? Era uno che aveva il cuore secondo Dio, umile e sottomesso, ubbidiente e sottomesso. E c'è un ricordo nelle scritture di lui quando portano l'arca del patto, e lui davanti a quest'arca che balla, canta, salmeggia, balla. E dal palazzo del re la moglie lo vede da lontano e si dispera. Dice: mamma, che vergogna, che vergogna. Il re, mio marito,
fa queste cose. È un re, deve avere un altro tipo di atteggiamento. E quando lo becca gli fa un cavolatone. Lui sa cosa gli risponde? Gli dice: cara amica, perché si chiamava amica, cara amica, quando Dio mi ha scelto come re, io ero l'ultimo degli ultimi degli ultimi della mia casa, ero nel deserto, pascevo pecore e lui mi ha posto qua. Egli, e a lui devo dare conto, e quindi io a lui ho dedicato tutta la mia vita, e lui è l'unico che è degno del mio onore, della gloria, della lode. Gloria a Gesù Cristo. E non guardava nulla, adorava il Signore con un cuore puro. Gloria a Gesù Cristo. Un cuore che piaceva al Signore. Vuoi avere anche tu un cuore che piace al Signore? Cercalo, amalo, lodalo, sottometti la tua vita a Lui. Sottometti la tua vita a Lui. E la tua vita cambierà nel nome di Gesù Cristo. Se hai ascoltato la parola e ti ha convinto e credi che è parola di Dio e che il Signore abbia parlato al tuo cuore, alzati in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia, Padre Santo, noi veniamo a te nel nome di Gesù Cristo e ti vogliamo chiedere, Padre, benedici. Padre, benedici la nostra vita, benedici l'opera, benedici, Padre, tutto quello che stiamo facendo nel tuo nome, Padre. Io, Signore, ti prego, Signore, di benedire tutta la comunità, Signore, tutte le anime, Signore. Benedici il pastore, gli anziani, i diaconi, tutti i membri, quelli che sono sulla via della salvazione. Benedici tutto quello che stiamo facendo nel tuo nome, ogni progetto, ogni attività, tutto quello che porta il tuo nome, Signore, difendilo, Padre. Aiutaci, Signore, a portarli avanti, dacci tu la sapienza, la forza, la fede, Padre, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo.